Cari amici di YouTube, benvenuti in un altro gioco che si fa in live su Twitch, venite a trovarci, ma che ripetiamo e replichiamo anche qua su YouTube. Adesso c'è una novità, la chat con i messaggi brutti, salutate, e quindi vedrete i messaggi qua, così capirete anche con chi sto parlando, in modo tale che non sembra che parlo da solo e almeno uno può seguire. Può seguire, tanto immagino che chi poi sta salutando andrà a vedere, no, il video. Seguite il canale, che adesso ragazzi avviso, il canale, questo qua, Alcor 3D Channel, sarà di nuovo riutilizzato un po' di più. Siamo voci nella sua testa, esatto. Stiamo giocando a The Convenience Store, c'è un sacco di bei ritorni, sono molto contento di vedervi, eccoci qua. Attivate la campana, vedete, bravissimi, fate voi questo lavoro e tanto si vede e commentate, mi raccomando, e se volete anche fare un bonifico di un migliaio di euro, no? Si può fare, non c'è problema, anche meno. Andiamo a giocare a The Convenience Store. Sì, esatto, basta che poi si vede che è finito. È un gioco dove siamo gestori di un combini. Ed è un gioco horror, l'abbiamo detto? Perché sì. Si avanza anche qualche soldo, vi lasciamo anche l'Iban di Eliana. Ok, è ora. Spero che non devo spostare la cam sopra. Devo prepararmi per il lavoro. Allora, i Chillazart mi piace. Oh! Ho dormito bene. Ragazzi, ma è un cincilla! Con delle patatine. Ma è no, è di pezzo sto cincilla. Ma la domanda è questa, ragazzi. Madonna mia! Il grande Marcolino. Direttamente fra un quarto, ragazzi. Ricordiamoci che Club Dog is for the people. Grazie per la sub. Bentornato, come sempre. Peaceboy. Tra l'altro è uscito, te lo dico Marco, è uscito un nuovo video di Vac e Jamil. Se vogliamo continuare. Non so neanche se ascoltavi. Allora, mi raccomando. Va bene, ok, Renny. Ma ragazzi, adesso una domanda che vi faccio. Quello è un cincillà. Ma se ci avviciniamo? Un cincin qua? Basta. Potete togliere la sub. Potete ritirare la sub dopo questa cosa. No! Segnalare. Raga, ma... Oh, mi devo cambiare di vestiti? Sì, caro. Ma guarda che bella una canzone di Vacca. È lui che purtroppo è un po' rimastone. Una canzone di Vacca, ragazzi, è bella, però. Ma è una domanda... Ah, guarda, ragazzi, allora, dobbiamo seguire innanzitutto tutto. Noi... Quella è la battuta della teiera. Ho fatto una battuta sulla teiera. Mi piace perché si muove molto di noccolato lui. Cioè, molto... Questo, raga... Questo è l'angolo cottura. Tutta sta cosa, per dire, devo prendere una... Allora, adesso... Ragazzi, adesso faccio le foto come i vecchi allo schermo quando trovo delle frasi che devo ricordare. Tipo Metro Booming, l'altra volta me l'ha già detto Sara, ma non me lo sono ricordato. E quindi adesso me lo scrivo. Ho fatto la foto. Cos'è questa roba? Sì. Ah, teiere, oddio mio. No, non l'ho detto. No, io ricordavo la grandissima battuta, il kung fu e il karate. Vabbè. Tra l'altro, ragazzi, entro la fine della serata... La torcia ce l'ho. Dobbiamo capire se quella che doppia è una donna o un uomo. Allora, no, non posso fare screenshot. Ok. Tipo, cioè, dovrei fare... poi no. È un casino lo screenshot. Ragazzi, non posso tirare l'acqua. Fake.
molto economico. Così non bisogna to. Devo mangiare qualcosa, cambiarmi e prendere una flash. Ah, quindi devo solo mangiare qualcosa. Non corre, ragazzi, non corre minimamente. È donna, vero? Ma io voglio cucinare. Ah no, le patatine. Ma perché c'è il cincilla qua? Perché, come faccio a mangiare le patatine? Posso mangiare il cincilla? Ah, ok. Combine. Cioè il... come cazzo si chiama? Il bento! Che movement! Stai ancora giocando a COD? Ma sei il capotino dell'hype... Ma c'è un hype train? C'è un hype train? Come si... What the fuck? Faccio mangiarlo? Qua? Dove mangio sta roba? Nel bagno? Perché c'è una... Perché ha due frigoriferi? È vero, stiamo... Vero. Dove? Microonde. Sì. Guarda, io ti dico solo, se torna Verdusk come ai vecchi tempi, due giri ce li faccio. Non in live, però. Grazie Diana, avevo visto ovviamente, volevo vedere se eravate attenti anche voi. Cincilla mi piace troppo. Il figo da gamer. Perché non capisco questa cosa? Quanto lo scadano? Hit bento, yes. La friggitrice d'aria è la salvezza di ogni, secondo me, ogni nuova casa. Rebirth adesso metteranno Rebirth, sì, che lo sappia, sì. Però in futuro probabilmente si parla anche di Verdansk, magari. Verdansk mi... Che cazzo di suono è? Cos'è? Chi è che ha due frigoriferi a casa, uno per cibo? No, ma infatti... Non lo so, però... Tanto lo sai che se aprire... Cioè il 3 aprile lo giocherai almeno il 4 o il 5... Col casino che ci sarà. Ok, ok, quello però è diverso. A meno che anche lei non c'è medicina. Ne hai uno a puzza. Verdansk è stata secondo me un qualcosa di unico. Perché era i tempi del Covid, ragazzi. Era il momento in cui tutti noi eravamo a casa. E io addirittura ero anche in malattia. Quindi letteralmente passavo dalla mattina alla sera a giocare a Call of Duty. Poi per fortuna ho smesso. Dove cazzo devo andare? Allora, io secondo me devo andare sotto. Ma qua c'è una scala. No, personalmente Verdansk, perché ho giocato praticamente solo a quella io. Personalmente parlando. La prima, tra l'altro. Ma che posto desolato è? Cioè, dormono tutti? No, ma ci sta. Ma perché io quando... ho giocato anche a Rebirth, però... personalmente non troppo. E poi mi dava... Cioè, stavo male. Cioè, non potevi giocare troppo. Cioè, era veramente too much. Eccoci qua. Al nostro Lawson, direi. Dai colore. Come hai perso chi hai detto? Cioè, anche quella è un modo per pensarla. Più che altro giochi tanto a Rebirth. Questo è quarto. No, a quarto giorno non abbiamo i combini. Sinceramente parlando non... Oh, ce l'hai fatta.
No, è solo che ho sentito che recentemente qualcuno è caduto dal ponte che hai appena crossato, è appena attraversato. C'era una vecchia signora che ha detto che ha visto un uomo camminare lungo le strade con le sue gambe completamente piegate dalla parte opposta. Roba inquietante. Se solo fosse una storia vera. Scusa. Ma? Anche scommesso io, come non era. Sarei un avvocato se questo fosse qua. Saremmo tutti molto avvocati, sì. Cosa c'è scritto qua? Ta-ba-cu. Raga, questo vi insegno anche le lingue. Vendono però soltanto le sigarette. Scattavo e metto con la luce. C'è qua, devo fare. Ah no, è dentro, mi sa. Ok, adesso non esageriamo, però leggere il giapponese non voglio darvi... Ho dimostrato che sapevo leggere quella, non è che devo... Ma ci sono le signore... Oh, hentai? Anche, ma questo è Jungkook! Raga, ma questo è Jungkook di BTS! Frame, ti do 60 secondi, eh? Ma i diritti di BTS erano lì di... Ah, Ogo, Austin Lee! Anzi, Austin E. Ma quando mai? Non è razzismo, questo è Jungkook. Ora va anche nel canale K-pop, esatto. Non... raramente prendo magazine. Ma prendo i magazine di Austin Lee. Aspetta, volevo esplorarlo prima, eh. Dobbiamo godercelo perché, insomma... Mi viene il dubbio che... Oddio mio, che spavento! Dio buono! Buonasera! Buonasera! Oh, Jess! Allora, qua c'è scritto... Itsu... Non lo so, non mi ricordo. Itsu Ramanan... Ramakwaike... Onit, cosa c'è scritto qua? Itsu re. I panda? No, non c'è scritto questo. Thank you for, cioè, grazie per tenere sempre i bagni puliti. Oddly convincing. Cioè, mi ha proprio convinto. Ma anche io ho imparato una volta il cirillico. Sì, te l'avevo già raccontato questa storia. Va bene. Rabbi Carro Juice. Lo bevo recentemente, molto raccomandato. Beh, questa è la stessa roba. Capisco. Quindi? Ok. No, ma che è automatico. Raga, è quello automatico. Ma raga, vi assicuro che... Chi è stato in Giappone? Allora, io non è sicuro. Ragazzi, vi assicuro che... Come pulisce il cesso giapponese? Non mi... Nessuno. Cosa devo fare qua? Non capisco, sapete? Perché c'è sto robo? Devo... Bravo, Atos. Ma comunque è figo molto il cesso giapponese. Più che altro non si capisce nulla nel momento in cui lo dovete usare, perché sono vari spruzzi. Uno per i sederini. No, io vorrei metterlo a casa, vi dico solo questo. Uno per i sederini e l'altro per le donnine. Quindi, cosa succede? Se tu sbagli, uomo, sbagli e usi quello delle donnine, ti titilla la palletta, no? Quindi, madonna, questo va su YouTube, scusate. Alcune sono... Porca miseria. Alcune sono scadute. Devo buttarle. Il famoso bacio di Poseidone, sì.
Non ho mai sentito questo termine, però mi piace. Ah, sono già... Madonna, guarda qua. Già sono appena arrivato a lavorare, sono già efficientissimo. Titilla, ma vi assicuro che... Vabbè, se poi ci fate un attimo abitudine, è quasi anche coinvolgente. No, è bello perché c'ha... Vabbè, tanto molti l'avranno visto nei video. C'ha i getti vari di vario stile, tra l'altro. E poi c'ha... i suoni. Ok? Quindi se vuoi tipo... Cioè, però anche qua io non mi... Non ho mai sentito Baci Posidone, no? Anche qua però adesso vi dico una cosa. Cioè, voi andate in bagno e dovete... Sì, noi stiamo un po'... Giù. Esatto, cioè noi, ai suoni. Però mi viene da dire, scusate, adesso non è per dire, ma... Tu vai a cagare e a un certo punto entri nel bagno, magari dove c'è altra gente che sta cagando, ma non vuole farsi sentire e mette i suoni del water. Ma i suoni del water fanno un casino incredibile. Cioè, nel senso, ti sentono. Quindi tu immagina, stai entrando e senti i suoni finti del water. Quindi sai benissimo che quello sta cacando. Però, vabbè, d'altronde. Ah, mio turno. Dove devo timbrare? Garçon. Cos'è il bacio di Poseidone? Ditelo. Guarda. Sarebbe sicuramente un'alternativa ottima. Cioè fattibile. Un water al posto de... Ci sta. Ma dove devo timbrare, ragazzo mio? Dov'è il coso del turno? Non lo sapevo. Il tono di fiamma. Non lo sapevo, ma voi siete... Ma dov'è? È qua? Ah, sì. Ok, alcuni cibi sono scaduti. Poi togli dagli scaffali. Già fatto, il tuo manager. Chi è? Ah, lui va via. Va bene, ciao, bello. Usi CCTV. È verissimo. Onetto da sempre delle grandi verità. Ok, c'è un tizio. Va bene, si può uscire? Come si esce? Ok. Vabbè, ma... Ok, questo l'ho già fatto. Buonasera. Venga piano piano. Non ci si preoccupi. Non abbiamo fretta. Faccio con calma. Tanto se ne avrà quasi tutta la notte. Ah, onigiri, eh? Buon gustaio. Le consiglio quello al salmone. Ancora che sei io. Guarda, con calma. Cosa ha preso? Un bento. Se lo tiene però in verticale mi si impiastra un po' tutto. Terrà in orizzontale, amico mio. A meno che non le piacciono le... In orizzontale. Ci sta facendo cadere. Sembra Celentano. I wanna know. E lui. I wanna know. Vorrei sapere. Come fa la gente? Mamma mia, con che lentezza. Altro che nonchalance. Lui gli piace così, ragazzi. Lui il bento gli piace tutto mischiato l'uno con l'altro. Ci sta. Sono. Venga qua. Cos'è che... Ma cosa mi ha dato? Ma nessuno prende questi buoni panini al vapore? Ho capito, ma io non sapevo quanto costasse, cioè... Ho paura... 3.000 yen sono... 25 euro, eh? Anche secondo me il succo di carota sarà gettonatissimo in questa. Sapete che... Però mi andrebbe adesso il succo di carota. No, ragazzi, le cose del bento... Cioè, le cose, scusate, dei combini... Sono in realtà molto buone. Chiaramente schimicate incredibili. Ma sono molto, molto buone. Cioè, non c'è altro? Ok. New manager... Ok, però ho tolto già la roba. Sì, i combini sono top perché... Allora, la roba più buona dei combini...
Ah, thank you choice. Ok, ma questo sono gli onigiri. Onigiri, raga, è veramente la svolta. Una volta che inizia a mangiare onigiri non finisce più. Ok, ma queste sono sempre le solite robe. Ma cos'è che c'è a Roma? Oh, cazzo. Iniziamo? Chi è che ha aperto la porta? Bloccato la porta? Bloccato la porta? Questo, non dimentichiamoci che questo sarebbe un orrorino. Oggi parlerei con il chitarrista del mio gruppo preferito che schiedeva come è possibile che i onigiri non siano diffusi ovunque nell'universo. Ma è vero. I onigiri sono, alla fin fine, delle ottime e sane alternative a merende di merda, e poi con tutti i gusti che ci metti dentro sono veramente buone. Io apprezzo quelli con dentro un po' di maionesina. Devo dire la verità. Quindi, chi c'è là fuori? Ah, anche con le prugne, sì. Sì, sì, sì. Perché ti dà quell'acidità molto, molto interessante, molto fresca, molto frizzantina. Ok. Vabbè, questo ci sta. Non abbiamo altro da fare, direi. Ah, è vero che qua le cose vengono caricate dal retro. Sapete che i combini, appunto, per ricaricare le cose con le scadenze, appunto, più lunghe, hanno le porte, appunto, dietro? Anche molti supermercati. Questa porta qua, però, la chiudiamo. Bene, chiudiamo, sì. Ah, ancora c'è... Expired. Ma anch'io mi dimentico spesso di far merenda. Ma, però ultimamente quando lavoro da casa c'ho fame. Quindi mi sono preso i creccherini, mi sono preso i Baby Bell. Ti mangi un Baby Bell, 4 noci e già... No? E già hai fatto la giornata. Ma la macchina... Ma guarda Marco, questo gioco lo troverai su YouTube, quindi potrai indubbiamente recuperarlo lì. Grazie per essere ritornato anche tu, anche se anch'io sono tornato da poco, e per la sub, buonanotte. Come faceva questa della Baby Bell? Era quella con la musica, la canzoncina? Ba 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 Baby Bell, quella era? Sto confondendo... Oh, cazzo. Acqua per me! Era quella, ok. Ma infatti, secondo me... Cioè... Salve. No, mi dica. È molto tardi per una consegna... Per un consegnatore, anzi. A quest'ora? Abbiamo recentemente... Diciamo, preso questo sistema esclusivamente per i combini che sono aperti a tarda notte. Questo sembra che questo pacco sia stato spedito Amazon Prime. è Amazon. Direttamente mandato adesso store. E il nome coincide col mio tag, cioè con la mia targhetta. Penso che questo sia per te. Tra l'altro, che ore sono? Saranno le 3 di notte. Sono un attimo che guardo. Mezzanotte fa le consegne. Mi dia, però. Mi dia. Il mio pacco. Più per me lo dia, cioè, non è che siamo qua. Portarlo a casa? Sì. Ah, ok. Ok. Mi sembra di averlo acceso.
finito il turno, ma nel frattempo... Guarda là il combini, ma l'avevo visto prima. Ho aperto un pacco e mi hanno portato a casa. Ho paura che cosa ci sia qui dentro. Non c'è niente. Non posso più chiuderlo. Basta, rimarrà aperto per sempre. Nel pacco c'era una cassetta. Devo far play per davvero? Sì. Guardare da vicino. Non lo so. La droga no, perché... Ma è da dietro il combini questo? Non ho capito. È dietro la spazzatura, vero? Ok. Quindi si ritorna a fare il turno? Ce l'ho guardata il giorno dopo? Non ho capito. No, io non... probabilmente anch'io ho visto il video di Yotobi, devo dire la verità. Ma non mi ricordo assolutamente. Proprio 000. Pensavo si potesse... Non si può, cioè. Perché? No, è passata la notte praticamente col caricamento. È una sensazione opprimente, però. Vediamoci che nel ponte era volato giù. Ma sbaglio, è più buio. Non me la ricordavo così buia. Senza luce non si vedrebbe niente. Oh cazzo. Posso passare da qua, sì. Sembra decisamente più buio. Direi che sono bloccato. Oh cazzo. Appunto, avrei volato il... Bella Zoe Cristian. Questo è il vero tunnel della droga, esatto. Quindi comunque c'era qualcuno di fianco al combine. Ci sta. Bra, bagnato praticamente. Zio, però io pulirei un po', mi scusa, scusa. Ma un leggero goccio di... Così è. No. No, la torcia ce l'ho ancora accesa. Ma come... Ehi, ehi. Ho sentito che hai lasciato scritto che le porte si sono aperte da sole. Beh, abbiamo un ragazzo che è venuto a controllare il sensore e sembra che le wirings, che non lo so, credo che saranno... Le giunture erano un po' lasse. Non so come si dice in italiano. Pensavi che fosse... I cavi, grazie. I cavi erano un po'... Avete capito? Pensavi che fosse un poltergeist? No. Vedo sempre queste cose in TV, ma sono tutte cose finte. Non sono veri i fantasmi alla fine. Okay. Vuoi per favore iniziare il turno? Comunque ci sta. Ma cos'è che mi sono le cose? I ratti dietro lo store yesterday. Qualcuno ha lasciato la portiera aperta. Beh, devi togliere i roditori subito. Il tuo manager. Va bene, dai, panciamo così va via.
Oh, non ha aspettato neanche che si che... vesse la faccia sua. Cos'è un trofeo? Raga, ma quello è una persona che sta zoppicando? Una signora col treppiede? Beh, ci metterà mezz'oretta ad arrivare qua. Oh cazzo, ora qua. Ma non arriverà mai questa signora? Cioè, posso letteralmente andare... prendermi cura dei ratti, dai, ma figurati. Esatto, la signora... hai voglia. Oh cazzo, cos'è sta roba? Che 0 di 6 se... no, il veleno per topi! Con che cattiveria l'ha spruzzato sopra? Arca, è arrivata la signora. Arrivo, signora! Cos'è che si scanna? Poveri topini. Signora? Ah, signora, faccio le spese con calma, non si preoccupi. Arrivo, arrivo. Lei vada a comprare la sua bevanda preferita. Ma è pieno di macchie per terra, comunque. Non mi piace. Signora, qualcosa mi dice che anche se non la cago, lei mi aspetta, vero? Ecco il topon. Quattro. Cinque. E dov'è l'ultimo? Dai, quella signora che mi aspetta, dov'è l'ultimo? Sì, era da qua dietro la registrazione, sembrava, sì, sì. Nel mio turno, tra l'altro, sarà stata. Però sembra strano perché comunque ero qua. Cioè, nel senso, ero... è andata poi subito. Dov'è la Shura? Non sono mica andata al bagno la Shura. Ma la Shura è in bagno! È arrivato il figaccion qua. Mica. Sono di fretta. Vuoi puoi servirmi? 5 cose di birra e un pacco di sigarette. Veloce. Arrivo. Ecco il pacco di sigarette. E 5 pacchi di birra. Arrivo. Arrivo. A meno che la birra non fosse dietro. No, no, no. La birra è qua in fondo. Vai a prendertela da solo. Come si prende la birra? Una? Sì. No, mi dire che devo prenderla. Sì. Ma perché la signora si è messa a cagare lì? Mi dire... no, devo prendere una per una. No, questo sta letteralmente per passare una serata da solissimo a fumare e bere birra. Fumate. La signora in bagno? Tra l'altro è la birra e la Zaki. Si chiama indubbiamente in altro modo, ma è sempre lei. Dancing Women, esatto, esatto. Non vedo il punto in cui devo prenderla. Perché non sono andato a prendere lui sto infame di merda?
Hai ragione, sì, era dietro il bancone, sì. Bravo, ottima idea. Ok, ora scanna. Arrivederci. Scusi, signora. Ma la signora. Eccola, eccola. Si è fermata. Ma? Mi sa che non c'erano i diritti per quelle. Signora. Signora. Mi inquieta un po'. A posto? Oh. Dov'è Ken? Cancun? Sai dov'è Cancun? Cancun è... Dov'è Cancun? Amazon, dov'è Cancun? Amazon, dov'è Cancun? Cancun è una città di 888.790 abitanti situata nello stato di... Sappiamo, è Messico. Pensavo di aver sentito la sua voce. Questa è la casa di mia figlia. Che cosa hai fatto? Come ti permetti? Oh, signora, stia calmissima. Mamma mia, signora, mi ha lasciato una cagata nel cesso. Ah. Cazzo voleva? Perché è così arrabbiata la sua? La signora mi è venuta dentro qua solo a cacare, non ho capito. Vuole di sì. È un po' di... Sì, un po' di demenza. Demenza senile. È venuta qua, mi ha battezzato il cesso. Non mi fido molto della signora che va via. Perché, scusa, cioè il terreno, ma poi la figlia era qua, ma da quanti anni, scusa, cioè, c'è un casino, c'è un casino di tempo sto combini, signora, sono almeno 25 anni c'è sto combini. Non ho cambiato io cam. Cos'era quel bambino? Raga, mi è venuto un brividino. Sì, ho visto il bambino. Signora è venuta letteralmente al buio qua solo per cacare, hai ragione. Ok. Era un missile questo. Ma... Ok, la creatura qua. Ah, il fattorino. Qual è lei? Facci con calma, non si preoccupi. Oh, è bello vederti ancora. Si trasforma in un raggio missile. Oh, sai. Il trend infermabile di ordinare le cose online. Comunque... Sembra che sia un pacco che deve essere preso da qui. Ha ragione. Eccolo a lei. Ma lui, perché lui lavora solo di notte, dato. Lui, il suo lavoro è così. Cioè, lui ha deciso della sua vita di farla di notte. Non mi piace il bambino, però. Sinceramente parlando... ti fa pesare, secondo me. Lo so, ragazzi, ti fa pesare questa lentezza apposta. Però il bambino era velocissimo. Ok. Sembra che sia tutto a posto.
I topi li abbiamo fatti fuori. Quindi? Il bambino ha rubato degli zuccheri del mio locale per venirli a mangiare qui. Ma non mi allontanerei molto dal mio combine. A meno che... Oh! Raga! Si è chiusa una porta? Si è chiusa una porta. Oh cazzo! Cazzo. Non ci sono. Cos'è sta roba? La pompetta. Ombrella. Non era, non è una ma. Oh cazzo. Mi sta prendendo la mia porta. Oh. What the fuck? Se non avessi aperto? Un'altra videocassetta, ovviamente. Cos'è? Che zona era? Ma c'è un ombrello, ma c'è un ombrello. In casa porta sfortuna. Infatti anch'io avrei dato fuoco subito. Non ho capito, era dentro la spazzatura? Tu dici? Però si vedeva delle piante. Mi è sembrato di ricordare delle piante di fianco. Dio che spavento. Non so perché. Sono spaventato e basta. Chiudi la porta. No, non con me dentro. Non voglio lasciare la porta aperta. Oh ragazzi, adesso mi fa anche mezzo correre, eh. Vabbè, ma non si sa mai, scusa, è già entrata una persona. Però è strano, mi fa correre adesso. Ciao Renny, buonanotte, grazie ancora. Io ragazzi, quando non vedo Sara per più di 10 minuti penso che stia già dormendo, vi dico solo questo. Quindi quando la vedo riapparire me la immagino con gli occhi che si aprono all'improvviso. Dice, vai, vai. Ciao Renny. No, ma sto scherzando ovviamente, però mi ti immagino. Poi oggi non facciamo tardi, ragazzi. Mezzanotte, così andiamo. E poi domani si lavora. Ma non c'è il nostro collega? Non c'è, no? Dov'è il nostro collega? Possiamo farlo dopo.
macchina c'è però. Questa è la sua macchina. Corri ragazza laggiù, corri tra i colleghi di blu, corri in auto dal tuo manager e dal bambino sottostrada. Porca puttana, coglione, ma che cazzo ti metti nel... Ma vaffan, te possono te. Bua, dice anche. Ma tu... Ti ho fregato, eh? È tornato il suono, eh? È tornato il suono. Ok, ok. Va bene, mi fermo, no, mi fermerò. Ti prometto che non lo farò più. Zio, guarda, ti timbro subito, ti faccio andare poi dai coglioni, perché... Mi ovviamente... Cioè... Cosa devo fare oggi? Ok, alcuni prodotti mancano negli scaffali. Scaffali sempre pieni, questo è il nostro motto. Per favore, rimetterli a posto entro domani. Il manager. Buh! Che amorosa. Raga! Avete visto? Hai visto il bambino? Sì! Ma non c'ha una casa sto bambino, sto cristiano. Non c'ha un posto in cui andare. Praticamente da qua, da sulla destra qua, è uscito sei andato indietro un bambino. Il mio combini. Vai, Atto, svele. Va bene. Ok, King, ci sta. Beviamo un po' d'acqua. Queste non si vedono nella chat, però, vero? No, era dim, no. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo A-Rap, se volete usate per avere uno sconto del 60%, usate il codice. Non leggerò ad alta voce questa tua battuta, Fri. Adesso tra l'altro però è il codice, esatto, è il codice. Molti content creator lì. Adesso c'è in mente la canzone del cazzo di Giovanotto, mamma mia. Dove devo metterle? Andare a casa. Ma fanculo sta canzone di merda. Allora. Dove devo metterle? Ma qua. No. Ma? Ciao Vale, buonasera. Ti stai... Non so se hai visto, ma... Qua stiamo giocando a un giocone di una serie molto bella, che è Chilla's Art, che sono giochi cinesi. Ma in realtà orrorini, carini. Simpaticini. Raga, non so dove devo metterle. Dove vanno queste robe? Sono dei giochi... questo è praticamente... Noi siamo inservienti di questo combini. E stanno succedendo cose strane. Ma non capisco. Forse drop? Forse non devo prenderli tutti? Cazzo, ho chiuso la porta. Raga! Dovrebbe essere cinesi, ci l'azar, sì. Oh, cazzo! Aiuto! Vedi qualcosa da qua? Oh cazzo. Ma oh, voglio piangere, sì. Non voglio andare. No, me l'ho riaperto? C'è nessuno? Una macchina che va via? Ho derubato praticamente.
Porta il panico, no? È arrivato il rapper, è arrivato. Io, bro? Storto. È Amada lui. C'è qualcosa che non va con l'aria condizionata? Il tuo boss mi è sembrato disperato per tenere il cibo fresco. Odio lavorare fino a tardi, ma mi paga bene, sai. Non badare a me. Faccio giusto un check veloce fuori nell'unità di refrigerazione. Mi fido, ragazzi, se può succedere qualcosa. Buona Amada. Amada. Amada, non andare. No, mi sa che tutti lavorano di notte, perché evidentemente li pagano da Dio. Cioè, tutti lavorano di notte, ragazzi. Non ho capito niente. Amada, dove vai? Ma chi è che è entrato prima? Oddio mio, che spavento la pioggia. Amada, ti controllo. Amada, ti controllo. Aspetta, ti controllo le telecamere. Che secondo me delle telecamere si vede qualcosa. Da vivo, no? Ciao, Pastoron. Come stai? Come va? Un po' meglio? Amada. Amada. Ah, com'è andata? Com'è andata la visita? Ma sta scaricando. Esatto. Amada, non è la conta giusta. Il buon Amada, eh? Madonna, sto rumore di pioggia mi dimentico sempre. Arriva Amada. No, no. Oh, cazzo. Me l'aspettavo. È John Cook comunque. Ah, fa un guai, madre. Minchia. Vabbè, un classicone. Madonna mia. Neanche la ricetta urgente ormai funziona più. Zero. Ehi. Sei l'unico che lavora qua? Non posso crederci. Che razza di manager mette una ragazza a mezzanotte da sola in turno? Vedo che non hai scelta. Beh, almeno ti do la mia... il mio... talismano di protezione. Ora stai attenta. Certo, sì. Ultima sanità. Esatto. Ormai veramente, se non paghi cifre enormi da privatista. Però è così. Per carità, poi noi abbiamo tutta la roba gratis. Sì, il talismano. Cos'è che ho detto? Io non ho detto talismano, vero? Ho detto charm. Allora, le patatine di Civic erano nel primo scaffale a sinistra. Che miseria, sono io. Ti costringo ad andare privatamente, purtroppo.
No. Sono fregato da solo. Aiuto. No, dai ragazzi, io sto mettendo a posto, però. Cioè, però ho capito, però da bene tutto. Però i fantasmi che mi devono spaventare va bene, però non lavoriamo il lavoro della gente che lavora a mezzanotte, santo Dio. Ma santo cielo, ma dove devo mettere sapati? Cazzo sta sbriccando come PC? Ho detto non lavoriamo il lavoro della gente. Questo qua ti fa aprire le CCTV, la CCTV. Adesso vedremo qualcosa di inquietante. Era ovvio. Tanto cosa doveva succedere? Mi stava sbattendo le cose. È ovvio, no? Alla faccia sua. Stava sbattendo. Che si vede male? Secondo scaffale, prima colonna, ok. No, è finita. No, ok, ma ha tolto lui. No, ma ancora chiuso dentro. Ok. Ah! Il talismano! Cos'è sta roba? Perché ha preso i talismani? Ora ho fatto bene. La miseria. Come lo devo parlare? Dalla porta, secondo scaffale, prima colonna, bravo. Intanto abbiamo fatto. Andiamo a prenderci le mani veloci. Pim pim. Quindi? Avete notato che è cambiata la musica del combine? Ah, è vero. Ma qual era? Era quello con le piante, però. Oh cazzo. Oh cazzo. Esorcizza la porta? Sì. Immagino la scena di io che trovo per terra dei fogli a caso e li metto su una porta pensando di esorcizzarla. Ma certo, passo, figurati. Cos'è una chiave inglese? Open S. E non ha fatto a nada sta roba. Ho preso una chiave. Oh merda. La cassetta 4. Questo era quello che mi faceva i video. Mi mandava le cassette. Il manager. Il manager.
No. Sono chiuso dentro col manager. No, manager. Ah. Oddio mio, sto guardando il manager. Non si sente bene il gioco, è troppo alto. Ok. Ma che cazzo? Questo, se ci pensate? No, probabilmente l'avremmo scoperto. E viene il dubbio che questa roba qua... Ok, poco la mia voce. Viene il dubbio che sta roba qua non... si poteva non... non scoprire. Sempre quella porta là. Cosa ci faceva il manager là dentro? Che indubbiamente è stato preso dal mostro. Che incubo. È stato tutto un sogno. E invece mi sa di no. Ah no, l'ho chiusa io, scusate. Silenzio. C'è troppo silenzio. Sembra la luce, la luminosità della prima sera, quindi sempre buio, ma si vede un po' meglio. No, non ho ancora... Sai che Chillas mi sa che... Mi sa che ne avevo fatto Sicilia 1 gratis... Ma i Chillas mi mancano tutti perché è una collezione molto bella. Però al tempo stesso ogni gioco c'ha un suo costino. No, quindi se tu li vuoi tutti... Siccome ne ha fatti un casino. Parasocial comunque, ok. Anzi, parasocial. Lo prenderò. Dovrebbe essere il prossimo. Ovviamente il mio collega non c'è ancora. Non c'è nessuno. Bagno aperto. Musica. Andiamo direttamente là? Sentite?
Sto aprendo. Perché il mostro avrebbe dovuto mettere la chiave qua? Questo non ho capito però. Io chiudo perché... Allora, il nostro amico sarà ancora in armadietto, sto giro. La faccia sua. No. Oh, mi sa che non possiamo fare nulla. Non mi sembra ci sia nulla di strano. Enigma sarà fuori? Oh cazzo. Qua gioco comunque c'è sempre. Sono chiodi giganti. Questo è sempre successo. Ah ah, siamo chiusi qua dentro. Hai ragione. Non avevo visto le TV. Ok, c'è una sorta di combinazione che probabilmente sì, si vedrà dalle CCTV. Vediamo. Ho paura che adesso... No? Oh merda. Aspetta, aspetta. Quella prima del primo scaffale... In questo scaffale la seconda, in alto, in fondo. In basso. Non si capisce. Ok. Ce l'ho, eh. Ancora? Cazzo. Non me lo ricordo. Ricordo. Questo. Questo. Cazzo. Aspetta, guardiamola. Aspetta. Ho un momento. Ragazzi, allora, aiutatemi con questo. Allora. Ok, di questo qua, che è il secondo... No. Dove cazzo è il bambino? Ho
Ok, questo dopo John Cook è la prima. Ok, lì in basso, praticamente di fronte, in basso a destra, ok. E l'altra? Aspetta, rifacciamole. Allora. Questa dovrebbe essere giusta. Ok, questa è giusta. Poi va di qua. E dovrebbe guardare quella a mezz'alta, insomma, mezza altezza. Ok. Sembra quello, tanto no. Poi va in questa corsia. Forse è più alta quella seconda. E guarda in basso. Quale cazzo guarda? Questa. Ma questa forse? Basso sinistra. Qua sono indeciso se guarda questa o questa più in alto. Forse questa guarda, sai? No. Ma alta, 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 secondo te? O quella più intermedia? Alta, 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 forse. No. Allora alta, alta, alta. Tipo, guarda questa, lui. Questa qua. Poi qua arriva e lui guarda in basso. Ma dove? Cazzo. Sembrava la seconda. Qua arriva e guarda in basso. Non ce ne sono molto in basso, quindi direi questa. E qua l'unica giusta, indubbiamente, è questa. Allora c'ho un altro dubbio, fermi, allora. Questa, questa. Alta, alta, e l'altra la prima, direttamente. L'altra era la prima in basso. Mannaggia lui. Allora. A questa c'è l'entrata. Dici bassa bassa? Riguardiamo. Allora. Dov'è Cristiano? Ok. Parte da qua. Qua lui ne ha tre. In fondo. E guarda in alto, secondo me, sì. Quindi qua guarda in alto. Poi va qua. Qua lui non si vede da questa inquadratura, secondo me. Si vede da questa. Si ferma subito e guarda in basso, ok. Quindi questa è la prima in basso, sicuro. Quindi si ferma subito. Poi va qua. Si ferma. Eh beh, si ferma dove c'è quella e guarda in basso. E poi la prima. Le cose a terra sembrano chiodi giganti, sembravano. Non erano, non sono chiodi giganti? Tipo? E qua vediamo. E qua però guarda quella. No, allora, ma si capisce, però non capisco. Allora, scusa. Qua lui arriva e guarda questa. Poi fa qua. E qua guarda in alto. Però mi sembra che guardi molto in alto.
Poi si muove qua e subito la prima in basso. Quella metà, dici? E poi qua? Va! Qua lui... Guarda questa! Non si ferma subito, però. Non si ferma subito, quindi guarda questa. Aspetta. Tu dici metà? Prima? No. No, porca puttana. Ok, ok, ok. Lui guarda in basso, ma a questa altezza. E poi qua... Questo, secondo me questa è giusta. No. Allora, mi fa strano però. Ah, l'unica cosa che mi viene da dire è questa. Porca puttana. Ma tu dici che guarda in basso, cioè le porte scorrevole? Cioè, guarda questa. Faccio il bambino di merda. Allora, lui adesso c'ha... Va avanti, non prende la prima, va in quella dove si... Ah, no, guarda il centro. Oh, qua guarda il centro. Qua? Guarda qua. No, dai, ho sbagliato. Non ci siamo. L'unica che mi viene da dire... Provo con questa ultima combinazione. Dio, che palle sto enigma. Tu dici che guarda questa? Questa qua? In basso la... questa. Guarda in alto. No, aspetta. Questa sembra che guardi al centro. Qua sembra che guardi in alto, in alto, in alto. Allora, lì a me sembra che guardi in alto, in alto, in alto. Qua. Lui si ferma subito e guarda in basso, in basso, in basso. Qua lui si ferma, vediamo dove. Di preciso. Non la prima. Non la... Terza. Guarda metà, sembra. Quella che penso io. E questa è l'ultima. Che dicevamo adesso.
Lui si ferma. Lui si ferma lì e guarda in alto, guarda la seconda lì, guarda sulla seconda colonna. Non, a te, questa qua non guarda in basso a sinistra, però. Ma questa sembra che guardi questa. Metà a sinistra. Non riesco a... E lui si ferma qua, però qua. Cavolo. Il mio dubbio è questa. Meno che questa non... Potrebbe essere questa, però non mi sembra questa. Quella là... Momento, è arrivato il momento dell'internet? È arrivato il momento dell'internet, ragazzi? È arrivato il momento dell'internet! Prendiamo tutti quanti internet e cerchiamo su Google la soluzione di questo enigma un po' stupidino che non si risolverà mai. Qua, qua, il bambino si ferma e guarda in basso. Poi va avanti in questa colonna. Ma non si capisce dove guardi il bambino. Prima TV, seconda TV, terza TV, quarta TV e guarda in centro. Non si capisce allora questa. Potremmo zoomare forse e guardare un po' meglio perché non ci è venuto in mente. Perché tanto non cambia un cazzo. Non fa niente. Questo bambino gli piace venire qua alla TV. Non si capisce nulla. A me sembra quella. Quindi non guarderò assolutamente su internet. Guarda in alto. Non assolutamente. Abbiamo capito, ma non funziona. Onet, non mettere sul... Ma guarda, Onet, non ho bisogno delle tue soluzioni. Cosa credi? Ma con chi pensi di avere a che fare? Cioè, ma stiamo scherzando che pensi che io abbia bisogno delle tue soluzioni? Alla faccia... Ma dai... No, 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 ma non fare... cioè, ma tu pensi che veramente io... Mai che ha visto quella, comunque. Ma quando mai? Mi sta muggendo. Il bambino che muggisce. Fatto male, bambino di merda.
La faccia del bambino. Ok. Chi è? Ah. La cassetta per me? Ah. E c'è un numero 4 nel coso del nel computer del nostro amico, eh? Ecco, ho sentito chiudere la porta ancora. Ah, raga, possiamo o vederla o buttarla. Che finale scegliamo? Dai, farò scegliere il finale a Eliana. Ovviamente questo finale potrebbe cambiare assolutamente tutto. Cos'è? Ah, posso? No, aspetta! Possiamo buttarla, guardarla o rispedirla al mittente. Quindi la guardiamo? La guardiamo? Guardiamola. Però scusate, c'è dei suoni di uno che è entrato in casa, tipo? Non si sa mai. Tanto abbiamo la luce. Dai, va bene, guardiamola. Siamo parte di questo. È sicuro? Sì, vai. Vediamo il finale cattivo. Oh oh, abbiamo uno stalker. Ah, il frigorifero? Potevo mettere, davvero? Avete scelto voi, eh? Non posso fare nulla. Adesso arriverà. Uah! Così è sicuro, 100%. Polizia. Io. Non posso muovermi. Oh cazzo. Non viene a baciare. Mi ha ucciso. Pensavo mi volesse baciare. Ho preso Landing 2. Landing 2. Beh, mi viene da dire che era scontato. Sì. Ti ammazzassi. Attenzione che c'è il cameo di Austin Lee. Ma veramente adesso, ragazzi, non era John Cook, ma era Austin Lee. Vediamo. No, ma guarda quanti. Raga, ma non è vero nulla che era Austin Lee. Era solo il nome. Il gioco sembra giapponese, ma in realtà scritte sono tutte in cinese, non lo so. Si chiama Kanji. È un peccato che non ci sono i checkpoint, però. L'altro finale era buttare, e secondo me col buttare finiva il gioco in maniera positiva, e spedirlo al mittente, che però perché dovrei, cioè se lo stalker era già fuori, perché dovrei, no? Perché dovrebbe cambiare qualcosa spedirlo al mittente? Adesso vediamo se ci sono i checkpoint, ma secondo me no. Infatti no. Ma questa era la nostra versione di questo gioco. Non era male comunque. Questa
stile, questo stile Chillas mi piace parecchio. Questo stile tipo videocassetta, appunto, questo un po' retro, così mi piace. Quindi bravo Chillas, vedi che però è tutto, mi sembra tutto scritto in cinese. Comunque bravo Chillas, bravo.